public speaking qua. Corsi di public speaking. Vi spiegano, vi insegnano a gestire lo stress. Chi è che di voi ha paura di parlare al pubblico? Vi è mai capitato? Io. Io vi ho detto che ho detto, sto gestendo il mio stato emotivo, perché ho una delle mie paure da quando parlo al pubblico. E l'unica cosa per imparare a parlare al pubblico ti dico che devi parlare al pubblico. Esatto. Quindi c'è un momento di stress che io vivo, che posso gestire. Ma quel momento di stress, se io lo mantengo e lo trasformo in neo stress, quindi stress buono, mi aiuta perché mi dà energia e la carica per tenere 2, 3, 4 ore di intervento. Immaginate una cosa di questo genere. Quindi qua diciamo mettiamo il livello stress e qua mettiamo il tempo. Il nostro cervello, cosa vuol dire vai stress? Percepisce una situazione anomala, quindi si mette in allerta, intende tutto. Immaginate proprio di vedere una cosa che non riuscite a classificare, una paura o un potenziale pericolo, intanto comincia a valutarlo perché non si sa mai, perché lui è programmato per sopravvivere. Quindi mi manda, mi carica di adrenalina, quindi la curva dello stress sale. Però arriva un punto, è un punto di rottura dove o io la trasformo in forza, donne, animali, persone che in condizioni di paura sviluppano una forza straordinaria. Perché? Perché l'energia viene tutta concentrata sugli arti, però l'energia che viene concentrata sugli arti viene tolta dallo stomaco e dalla parte consapevole che è nel lobo frontale del cervello. Perché se voi state vivendo una situazione di pericolo o di potenziale pericolo, non dovete pensare. Il vostro corpo vi deve salvare. Non dovete pensare che no, aspetta, devo valutare se ci sono 7 metri, 10 metri. Cioè il nostro cervello deve essere inibito. E qui, a volte, non so se vi è mai capitato, di trovarmi in situazioni arrabbiate e c'è quel famoso ente che si dice ho visto rosso, non ci ho più visto e sono partito. Perché effettivamente la parte consapevole viene inibita. Perché tutto il sangue viene mandato negli arti, ma viene inibita, viene schiacciato, vengono compressi vari sanguigni dalla parte frontale, dalla frontale del cervello, viene disinibita la parte razionale. Quindi, allora, stimolo, parte di reazione, perché la parte di reazione, quando vi parlavo dell'emozione a livello fisiologico, vuol dire che se dovete immobilizzarvi, rallenta il battito cardiaco, rallenta la circolazione del sangue, rallenta la respirazione, perché dovete diventare invisibili, perché gli animali simulano la morte. Oppure aumenta il battito cardiaco, aumenta la respirazione, aumenta la circolazione sanguigna, perché dovete o attaccare o scappare. Quindi poi queste reazioni fisiologiche, mani sudate, battito cardiaco, poi uno di noi la chiama paura. Poi vedete, però stiamo bene, anche quando stiamo bene, aumenta il battito cardiaco e noi lo chiamiamo felicità, lo chiamiamo amore. Quando ci fermano le gambe lo chiamiamo vergogna, la chiamiamo timidezza, la chiamiamo umiliazione, gli diamo dei nomi e questa è la parte psicologica, perché quel tipo di reazione fisiologica andrà uno a inibire la nostra capacità decisionale. Immaginate uno stato di paura, che cosa decidete? Mi trovo una soluzione. Mi trovo a vivere, poi parliamo di emozioni dominanti, è quell'emozione che in qualche maniera si ripete nella vostra vita. Mi ritrovo a vivere quell'emozione lì e non riesco a decidere perché. Vi è mai capitato? Perché il vostro corpo sta andando in tilt, perché il vostro stato emotivo non è sotto il vostro controllo, sta lavorando in automatico. Attacco d'ansia intendi? Che cos'è l'attacco d'ansia? Blocca il respiro. Ah, sì. Infatti ci sono delle terapie, ci sono dei medici che curano l'attacco d'ansia attraverso la respirazione, non più col farmaco. Ok? Chiaro? Quindi poi io classifico, quindi torno allo stress, quindi se rimane è un stress di stress buono va bene, il problema è che se diventa di stress aumenta il livello di stress e nell'intervento, nelle azioni, cala, diciamo, la qualità
della performance, ok? Tornando a noi, rassegnazione, oppure c'è un altro atteggiamento che è la lotta, la lotta, facciamo tutto con fatica, ci ostiniamo. Grande differenza c'è tra ostinazione e determinazione. A volte a tutti i costi noi vogliamo qualcosa o quella persona, perché? Nonostante questa persona non ci voglia, nonostante non riusciamo a vedere quella situazione. E andremo a vedere quanto è importante, quanto noi sbagliamo a portare a creare il nostro obiettivo. Quindi il secondo atteggiamento è la lotta. Vi è mai capitato di lottare per una cosa? Però come dico sempre io, lo ripeto e chi mi conosce lo ripeterò, perché comunque i programmi si creano anche per ripetizione. Un guerriero cosa fa nella propria vita? Lotta, giusto? Quindi se è il suo lavoro, entra la lotta, cosa fa? Trova? Chi è abituato a lottare troverà sempre un buon motivo per lottare. E sarà sempre, non dico che non si ottengono i risultati, però si fa molta fatica. Perché ci ha insegnato che la vita è dura, perché la vita è una lotta. A meno che non si entri nel terzo atteggiamento, che è l'accettazione. A volte l'accettazione viene vista come la rassegnazione. Invece l'accettazione è l'unico livello nel quale noi possiamo cambiare. Io non posso cambiare una cosa che non accetto. Se io non accetto un lato del mio carattere, non lo potrò mai cambiare. Come faccio a cambiare? Non lo riconosco, non lo accetto. Quindi l'accettazione vuol dire accettare la situazione per quella che è, sospendere il giudizio e trovare la strada giusta per cambiarla. E quando vi dicevo i tre livelli, superiore, superficiale e profondo, possiamo dire che il livello superiore è quando io dico, sto a sentire, Vito, ok, diciamo che non hai ancora tutto quello che vuoi, ma ti accetto per quello che sei. Quando invece c'è comunque non c'è corrispondenza tra quello che sento di essere e quello che c'è all'esterno, comincia a crearsi la lotta. Quindi quando la mia parte profonda, la mia parte superficiale, la mia parte conscia, la mia parte inconscia lottano, perché io non accetto quelle situazioni. E allora lotto per cambiare, ma sto lottando magari contro un muro, perché prima di tutto devo accettarla. Poi accettazione non vuol dire rassegnarsi, accettazione vuol dire ok, mi fermo, mi accetto per quello che sono, pregi, difetti, ma anche il pregio difetto alla fine fa parte di noi. E forse anche il bello, quando vi dicevo prima, di essere diversi, però ci hanno insegnato che bisogna essere tutti alti, tutti così, 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 così. A volte andiamo proprio anche in lotta anche per il nostro aspetto fisico, per le cose materiali. I bisogni, quando vi parlavo di bisogni, ci sono i bisogni materiali, casa, macchina, lavoro. Ci sono i bisogni fisici, per parlare prima della sopravvivenza. Anche il bisogno di sicurezza fisica è un bisogno. Ci sono i bisogni personali, i bisogni di essere accettati, di sentirsi accettati dagli altri. Bisogno di avere una famiglia, bisogno di essere amati. Va bene. E poi ci sono i bisogni spirituali, il bisogno di essere in linea con noi stessi. Noi viviamo anche per soddisfare i bisogni, però non dobbiamo diventare dipendenti. Perché io posso non avere una casa e essere felice lo stesso, quello che dicevo prima. O sono persone che hanno una casa e non sono felici. Da che cosa dipende? Dipende, quello che dicevo prima, da come interpretano la propria realtà. Conoscete qualcuno che ha tutto e non è felice? Lo conoscete? E quindi, cavolo, c'è tutto. Come fai a non essere felice? Perché? Ho persone che magari non hanno niente e sono felici. Quindi è proprio il modo come noi viviamo quello che abbiamo o quello che non abbiamo, il principio di abbondanza o mancanza. Uno dei punti chiave
è che io non sto bene, o sto bene, quindi io decido di... Facciamo finta che non mi trovo bene al lavoro, c'è qualcuno di voi, aiuterò chi non si trova bene sul lavoro. Non mi trovo bene sul lavoro perché? E devo vedere... Non mi trovo nessun lavoro per una serie di motivi, perché non sono gratificato, perché ho dei colleghi che... Ok, tutto quello che... Uno, mi rassegno, intanto è 20 anni che faccio questo lavoro, intanto lui non cambierà mai, intanto non mi trasferiranno mai, ok? Due, no, non è possibile che sia così, farò di tutto perché lui ce l'ha con me, ok? Oppure accetto. A quel punto lì posso decidermi, A, cambiare lavoro, B, cambiare il mio modo di vedere la situazione. Io non posso cambiare nessun altro se non me stesso. Oppure non posso pretendere che gli altri cambino. Io posso influenzare gli altri, ma non posso pretendere che cambi. Uno dei grossi errori è la pretesa che le cose cambino. Oppure la pretesa che tutto vada dritto. Primo presupposto. Cos'è? Io non sto bene. O mi rassegno, o lotto, o accetto. Quindi deciderò, o non deciderò, di fare un'azione o per stare meno male, o per stare meglio. Tutto quello che è qua, mettiamo che il mio obiettivo sia cambiare il lavoro, ma il vero mio obiettivo non è cambiare il lavoro, è stare bene. Perché se io dico a lei, da sentire, ti prometto che non cambi lavoro ma ti do un talismano che ti fa stare bene, ti interessa cambiare il lavoro? Chiaro? Passaggio. A noi non interessa che cosa andiamo a fare, a noi interessa o non stare male o stare bene. Quindi noi viviamo per soddisfare i nostri stati emotivi. È chiaro questo passaggio? Primo punto chiaro. Questo ci serve poi per le due tecniche che andremo a vedere dopo. Quindi viviamo. Chiaro? È chiaro per tutti? Ok, secondo punto di chiave. Chi di voi ha la macchina? Tutti? Cosa dovete fare nella macchina per farla muovere? Mettere la benzina. Mettere? La benzina. Ok? Carburante? Sì. Chiamiamo l'energia? Sì. Ok. Quanti di voi svolgono attività fisica? Che cosa fate per svolgere la fisica? Corriamo. Sì, però per muovervi? Caricate? Energia. Cos'è il cibo? Energia. Energia. Quindi l'energia muove? Sì. Ok. Se vogliamo accendere la luce, che cosa utilizziamo? Energia. Quindi il secondo punto importante che è legato al primo è che è l'energia che muove o crea la materia. Ok? Noi siamo fatti di energia, dimostrato scientificamente che siamo fatti di energia. E il campo magnetico che noi creiamo crea la materia, lo diceva anche Einstein, che la materia è creata dal campo elettromagnetico. E i nostri campi elettromagnetici entrano in relazione con le altre campi. Possono essere relazioni, abbiamo dei positivi, quindi crescono, o relazioni non positive, quindi c'è sottrazione, ok? Quindi secondo punto, l'energia muove. L'energia che crea la materia e non la materia che crea l'energia. È chiaro anche questo passaggio? Ok. Questo invece, il terzo punto, è quello che fa impazzire le persone. Io non sto bene, io sto bene, non importa, mi pongo un obiettivo. E come immagino che sia la strada? Un'autostrada, giusto?
e da lì cominciano ad arrivare i bimbi, perché non è un'autostrada, in qualche maniera il libero percorso potrebbe essere una cosa di questo genere. Chiaro? E qual è la storia di questa marina? Un po' più altalenante? Qual è la storia di questa marina? Quella che mi porta l'obiettivo. Quella che mi porta l'obiettivo. E se non ti porta l'obiettivo? È sbagliata? E se io ho un obiettivo devo andare in quella direzione, sì. Anche se faccio dei tornanti. E se hai degli imprevisti? Come fai a sapere che... E se hai degli impedimenti? E lì essere c'è più diretto il processo. Ok. Sai che è la strada giusta, punto di domanda. Ma quante volte, questo è un atteggiamento giusto, ok, voglio arrivare, ma quante volte invece pretendiamo che la strada sia dritta, appena c'è una svolta, lasciamo perdere? Non è credenza quella. Tutto può succedere, secondo punto, tutto può succedere, però sta a noi scegliere. Posso trovare un ostacolo, sta a me non segnarmi, sta a me cambiare strada, sta a me continuare. Quindi, secondo punto, la strada non è sempre dritta, ma tutto può succedere. Chiaro anche il terzo punto? Però li metto sempre, abbiamo potere di scelta. Questo non vuol dire, cioè comunque possiamo sempre decidere se in una situazione che non ci piace, se continuare a stare male, o decidere di cambiare. Poi che si faccia o non si faccia per vari motivi, per varie paure, poi vedremo perché, come l'hai detto. Però l'importante è decidere di rimanere nelle condizioni di cambiare, ok? Quindi tutto può succedere. E in qualche maniera, se noi sappiamo cogliere i lati, tutto insegna. Perché la strada giusta, quella che noi riteniamo giusta, lo potremo sapere solo quando arriveremo. A meno che qualcuno di voi non abbia la sfera di cristallo, se ce l'ha, me la presti. Condividetela. Okay? Ok? Quindi, forse. Questo è uno delle credenze, dei grandi limiti che ci diamo, perché noi pensiamo che facendo quella strada andremo a stare meglio e magari in qualche maniera se ne percorriamo un'altra andremo a stare meglio, chi lo sa? Nessuno. L'importante è in qualche maniera seguire un po' il nostro intuito e il nostro istinto, che ci mettono comunque, ci preparano, ci indicano in qualche maniera per la vocina che è dentro di noi. Avete mai sentita? Qua, sì. Una volta abbiamo interrotto l'angioletto, è così, no, è così. Ti stiamo a sentire. Inizialmente dovremmo andare a sentire quello che ci potrebbe far stare meglio. Non è vero, perché a volte noi sentiamo consapevolmente quello che ci fa stare peggio. Perché a volte le scelte che facciamo le facciamo anche per punirci. Infatti metto una parentesi e poi la chiudo. Non sempre. Quando si parla di persone che hanno tutto, perché non se lo godono? Perché in qualche maniera pensano di aver fatto qualcosa per cui non ne vale la pena godere di quello che hanno. Quindi è un senso di punizione che arriva da un senso di colpa. Potrebbe arrivare da un senso di colpa. E quando si parla di senso di colpa, non è certezza di colpa. È qualcosa che per noi si crea quella sensazione. Ma siccome la realtà non è quello che vediamo, ma quello che noi pensiamo di vedere, in automatico noi ci creiamo quel tipo di realtà sulla base di quello che noi stiamo pensando. Passaggio un po' arzigogolato, però arriva? È arrivato? No? Ok. Quindi, tutto insegna. Tutto evolve, quindi quando parlo di rassegnazione, non decidere è una decisione. Rassegnarsi, ho deciso di rassegnarmi, quindi alla fine sembra decisione, non possiamo non decidere. E quando noi non decidiamo, arriva prima qualcuno che decide per voi. Ti è mai capitato? Sì. Okay, quindi quasi quasi è meglio prevenire questa decisione in qualche maniera. Sì.
l'attesa e la rassegnazione sono la stessa cosa. L'attesa è uno spazio temporale che dipende da ognuno di noi. Aspettare a decidere è un conto. Aspettare a decidere per non decidere è un altro. È rimandare la decisione ma sapendo che non la prenderai mai, che aspetti che le cose cambino. Quindi alla fine in questo caso qui è una semirassegnazione. Oppure io attendo perché valuto bene le situazioni per poi decidere nella maniera, cioè decidere oggettivamente che cosa fare. Quindi l'attesa e il tempo, dipende sempre come lo impieghiamo il tempo. Quindi potrebbe essere come rassegnazione, potrebbe essere come mi prendo il tempo necessario per decidere nella maniera più utile a me. Qual è giusto, qual è sbagliato? Posso chiederti che cosa ti è più utile se aspettare che le cose cambino? Probabilmente, se hai fortuna le cose cambieranno, e se non cambiano? L'unica cosa che è certa è che quando noi iniziamo qua, prima o poi finiamo qua. Quando nasciamo, quando muoviamo, l'unica, prima o poi cambiamo. Però noi abbiamo un tempo definito per fare le cose. Poi posso anche farle, io posso fare dei cambiamenti in 20 anni, posso fare dei cambiamenti in un giorno. Posso non cambiare mai, posso cambiare tutti i giorni. E quindi è come utilizzo il tempo, è il valore che noi diamo al tempo. Il rimandare, quanti di voi rimandano? Rimandare sono i motivi per cui si rimanda. Per me è una delle dei punti più importanti rimandare, perché alla fine è una gestione del tempo. Più cose riesco a fare e più cose faccio. Meno cose riesco a fare, meno cose faccio. Infatti, per mio piacere, fuori c'è un audio corso dove parlo di come smetterla di rimandare. No, perché comunque quando si parla di tempo, è la gestione del tempo che cambia. Per me è veramente un punto, perché comunque io sono stato una di quelle persone che ha rimandato, vi posso dire una sincera verità, ogni tanto rimando ancora adesso. Però che cosa succede? Che me ne accorgo. Una volta invece facevo rimandare. La differenza è che me ne accorgo e cerco la strada per capire, non perché rimando, ma velocemente. Quando siamo in questa fase qua, quando io vi faccio delle domande, tendenzialmente tutti ci facciamo delle domande, giusto? Però c'è una domanda pericolosissima, che perché? La domanda più pericolosa è perché? Perché mi succede questo? Perché si comporta così? Qual è il problema? È che non troveremo mai una risposta che ci vada bene. E quindi questo non mi serve, quindi chiedo un altro perché. Perché? 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 Se voi siete persone che si chiedono sempre perché, probabilmente siete in lotta. Perché non accettate quello che succede, non accettate il comportamento di quella persona, non accettate quella situazione, non accettate. E quindi dovete trovare il motivo perché. Perché? E non lo so perché. L'importante è, farsi la domanda giusta è, come posso cambiare? Che cosa posso fare? Quindi quando a me capita, rimando questo, rimando l'altro. Perché? Forse per quello, vabbè, non è per quello. Però che cosa posso fare per? Alla fine, tante volte cercare una risposta, che cosa ce ne frega della risposta? Ci può servire perché è vero che dobbiamo sapere la causa, perché? Perché velocizza magari, capire la causa ci velocizza, però dobbiamo stare attenti che non diventi una ricerca ostinata di una causa, che ci porta solo in un loop, a chiederci sempre perché, e allora incomincio, vado a sentire Vito, non mi ha dato le mie risposte, quindi vado da un altro, e vado da un altro, e vado da un altro, e continuo a studiare, a studiare, a studiare, a studiare. Ricordatevi che c'è un'informazione, se voi non applicate quello che avete studiato, il vostro cervello ve lo fa dimenticare. Perché se non gli serve, aspetta, ha studiato questa cosa qui, non l'applica, che cosa se ne fa? Fuori. Quindi rischiamo di investire tanto tempo in formazione, in informazioni, la formazione è dare forma all'azione, cioè un'informazione è un qualcosa, una conoscenza nuova, ma se l'applico diventa competenza. Se non l'applico, a cosa serve studiare, 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 studiare? Niente. Piuttosto studiamo meno e facciamo di più. E quindi, come dicevo, perché mi porta a scaricare in maniera compulsiva libri, DVD, comprarlo, mi è capitato?
rimanda sempre. Sono i tuoi. Non vuole prendere un'uccisione. Questo è vero per te. Ok, è fondamentale questo. Io non ti posso dire che non è vero, perché io potrei dirti il mio punto di vista. E l'accettazione, anche quando lavoriamo, cioè siamo con gli amici, diamo dei buoni consigli, tu devi fare così perché io 20 anni fa ho fatto così, cioè noi diamo sempre buoni consigli. Invece un buon amico non dà nessun consiglio. Un buon amico ti aiuta a vedere la situazione sotto altri punti di vista, ma sei tu che la devi vedere la situazione, non io. Io la vedo da regista, io la vedo da qua, io non sono coinvolta a livello sentimentale. Il problema è che quando dobbiamo prendere decisioni e c'è il dolore, facciamo fatica a prendere decisioni. È un po'. Qui c'è un dentista da qui. Quando vai dal dentista, correggimi se sbaglio, è un dente che fa male, il dentista prima te lo fa schermare, giusto? Non lavora sul dolore. L'antibiotico per farti passare male, e quando noi stiamo male in una situazione facciamo fatica a decidere, dobbiamo fare in maniera tale di, che in qualche maniera riuscire a togliere un po' di infiammazione. E quindi io posso darti buoni consigli, ma tu che stai soffrendo, fai così, e noi proviamo a fare come dicono gli altri, il problema è che non funziona, e quindi si crea anche un programma non sono capace. No, non è vero che non sei capace, semplicemente probabilmente non era la cosa per te. Capitato a tutti sentirsi non capaci. C'era, sentivo stamattina per radio, forse un detto di Einstein, che dice che se tu giudichi un pesce da come si arrampica sull'albero, e se mi tu, guarda la fauna, noi siamo abituati a giudicare le persone per dei modelli. È solo che se noi ci facciamo influenzare questo modello, tendenzialmente potremmo sentirci stupidi o non adeguati. Ma ognuno di noi ha un talento. Per me è uno, per me è un altro. Quindi dire agli altri fai così è. Ci vuole molta responsabilità di una cosa del genere a una persona. Quindi è giusto quello che tu pensi, incomincia magari a vedere. La prima domanda che ti posso fare è: ti è utile come stai pensando? Ti fa stare bene? Sì? No? Ok. Cosa può esserti più utile? E allora uno incomincia a vedere le cose non sul giusto o sbagliato, ma sull'utile e l'inutile. E quindi incominciamo a decidere. Ultimo punto, poi facciamo una pausa di 5 minuti, vi va? Vi prendiamo anche un po' d'aria. Ultimo punto, quello che vi dicevo prima, che tutto è duale. Che cosa vuol dire? Che ci saranno sempre alti e bassi. Ah, se in questo momento vivete una situazione non bella, negativa, chiamatela come volete, esiste anche la parte positiva. Ok? Quindi tutto il duale è sempre un'alternanza di due poli opposti. E questa alternanza armonica dà l'equilibrio. Ok? Quindi c'è una situazione che non mi piace, non è che non importa, incomincio a fare qualcosa per stare bene, magari anche in un'altra area della vita. E questa alternanza mi porta alla felicità interna, che se noi siamo fatti di energia, che cos'è? È l'energia che crea la materia. Quindi la felicità interna vuol dire io comunque sto bene, attenzione, non è accontentarsi di stare bene, eh? Perché dico che si accontenta guarda, no, uh-huh. Io voglio avere il massimo, però lo raggiungo se non ne sento il bisogno, se non ne soffro per la mancanza. Ok? Quindi io posso ottenere tutto quello che voglio se non ne sento la mancanza, o comunque se non soffro per la mancanza. Ok? 5 minuti di pausa e ci ritorniamo qui e andiamo avanti e andiamo a vedere come si cambia e quali sono i due temi.